live it just to please. Welcome back to the rhythm. Bella a tutti lupacchiotti e lupacchiotte e benvenuti in un nuovissimo video di Wolfman Gamer. Oggi sono qui, tornato, per farvi vedere i regali che a me che ho ricevuto io personalmente a Natale. Un video un po' diverso dal solito, preso spunto dal vostro caro Dexter. Un video in cui vi farò vedere, visto che mi sono arrivate anche cose inerenti al computer e tutte le cose per fare i video, quindi posso dirvi un po' di più. E senza indugiare in ulteriori chiacchiere, iniziamo. Ho qui davanti due cartonati, una G e una W. Mi servirebbe una M per fare WMG, che è la sigla del mio canale, cioè Wolfman Gamer. Però la M non mi è arrivata, la prenderò in successivo. Quindi WMG, che poi dopo li colorerò di verde, li metterò come sfondo dei video, visto che mi dovrà arrivare anche una scrivania che sposterò tutta la mia postazione giù. E dopo ci ho pensato anche di fare un video. Verrà così. Quindi spostiamolo un attimo. Uno dei tanti regali che mi è arrivato a me è questo scrittore MP3 con cuffie waterproof, che sono qui. Le cuffie waterproof servono per andare nell'acqua. Con Swim Music della Navage. Non voglio fare product placement, però queste sono le specifiche. Poi mi è arrivata una cover del telefono che c'ho sul telefono che sta registrando, e è molto slim, però ti arrivano anche i vetri con questa, e a me sono piaciuti i vetri, nel senso ce ne ho qui uno, vetro così, vetri bianchi, perciò se avete un telefono nero e volete farlo diventare bianco. Poi qui un'altra busta con dentro me li ero persi. Because the money, sala. Ma la stupida parte lo sapete solo voi. Entrate, forza, che impedito che sono. Molto retro, farà scena sulla scrivania. Iniziamo dalle cose un pochino più piccanti, più serie. Qua ho la Top Link nuova, visto che nell'assemblazione del mio computer si sono dimenticati di inserire una scheda wifi. Infatti sto usando una chiavetta che ho preso dentro un botto di volte, è tutta storta. Mi è arrivata una scheda wifi. La scheda wifi va a 300 megabits al secondo, è wireless, PC adapter, 2,4 GHz, compatibile con Windows 7, io ho Windows 10, quindi è un po' vecchiotta, però è sempre figa. Excellent high speed, advanced security, easy management. Qui tutte le specifiche del caso, stoppate il video e ve le leggete comunque, è questo. Poi una scatola. Cosa ci sarà dentro in questa scatola? Voi direte, apriamola subito. Un'altra cosa. A parte i soldi finti, c'è dentro questo, che servirà per montare questo, che renderà con queste due cose il mio PC veloce ma di brutto. Una SanDisk da 480 GB SSD Plus, e per montarlo l'SSD permette di far andare più veloci appunto il mio dispositivo, che è un po' lentino per ora, poi diventerà veloce di brutto. Queste cose le chiudiamo perché non vogliamo che si rompano. Poi cose non meno importanti, due gift card da 100 euro della Peretress, che non so ancora cosa comprarci, ma visto che sono uno molto fashion, mi verrà in mente qualcosa da comprare. Poi un'altra cosa che non mi aspettavo e che sono un po' spiazzato sul decidere cosa comprare, una gift card per GameStop dal valore di, anche questa, di 100 euro. E non saprei cosa farci, sinceramente. In realtà ho ricevuto anche delle magliette, ma vabbè, quelle ce le ho nell'armadio. Una borsa per il nuoto e altre cose per la palestra e il nuoto, tipo un costume nuovo, una cuffia nuova. Belle che c'ho tutto via, non vorrei disfare. Queste erano quelle più reperibili.
Comunque, questo è un cavo per questa qui. So che non è una, so che non è una JBL, ma è una Webum. Buona come cassa, waterproof, molto figa. Qui ci sono le specifiche. Qui con l'applicazione puoi connettere molte casse insieme, più di 50, infatti è bellissimo perché ne abbiamo 10 in casa e boom, bordello. Rossa, visto che l'ho già usata e non è nuova, perché sì, è questa. Questa è la custodia che ho preso a parte sua. Non posso farvela sentire perché dovrei collegarla al telefono, e il telefono lo sto usando per registrare. Comunque, questa è la cassa. Un bestione del genere non sarà potente come l'Extreme, come altre cose, ma tutto sommato è una buona, buonissima cassa da portare in giro. Si sente bene e a me piace. La puoi collegare anche con mille altre casse, quindi ottimo, ottimo direi. Questo è il mio vecchio schermo del PC. Questo è il mio nuovo schermo del PC. Un 32 pollici LG. Molto buono. Peccato, peccato che non è regolabile e stabile. Invece quello dietro era purtroppo regolabile. Aspetta. Vedi che per regolarlo così indietro? Invece questo qui è fisso. Quello lì mi diventerà il mio secondo monitor per quando andrò giù e farò la mia postazione. Per ora io approfitto per far vedere la mia postazione. È così. So che i mouse wireless sono molto odiati da alcuni gamer perché... per vari motivi, però a me piace questo, è molto buono, quindi lo uso. Del cassettino, un monitor. E questo è tutto, questo è il mio albero. Quindi, per questo video è tutto. Io vi rimando ad un prossimo video. E bella lupacchiotti.